Tutti benvenuti e bentornati nel canale. Allora, oggi voglio fare un video che mi piace tanto vedere negli altri canali, diciamo, negli altri video degli altri YouTuber, e sarebbe quello di leggere i vecchi diari di quando eravamo più piccole, di quando eravamo delle ragazzine, delle adolescenti, mettiamo così. E mi fa molto sorridere questa cosa perché a volte si riscontrano delle differenze, altre volte invece no, cioè altre volte magari tu capisci che la persona che sei comunque non cambierà mai fino in fondo e quindi è veramente una cosa molto carina, molto bella. Allora, c'è da dire che io ho trovato tre diari, mi pare, perché io ho sempre tenuto un diario. Però mi pare che avessi iniziato intorno agli 11 anni a scrivere. Il problema è che non li ho trovati, cioè nel senso che non ho più trovato quello degli 11, dei 12, ma ho trovato quello del 2005 e in pratica avevo quindi 13 anni. E c'è da dire qualche cosa di questo diario, perché prima di fare questo video ho già leggiucchiato. E devo dire che mi sono proprio tornati alla mente alcuni ricordi proprio, ed è una cosa molto particolare, molto carina però, devo dire. E niente, c'è anche da dire che questo diario è scritto negli anni in cui io stavo abbastanza male, negli anni appunto dove ho sofferto maggiormente di attacchi d'ansia, di panico, eccetera. Quindi in queste pagine molte volte ne parlo. Niente, io inizierei a sbirciare nel mio diario e vi porto dentro la mia infanzia e tutti i miei segreti. Spero che la visuale sia decente, anche se mi taglio un po' la testa e ok, perché praticamente ho il cavalletto. Allora, iniziamo dalla copertina. La copertina era, intanto era un'agenda di quelle normalissime che magari davano penso nelle banche, se non sbaglio. Adesso è tappezzata di roba. Comunque, era del 2003, quindi magari quelle vecchie agende che davano le usavo io. E cosa ero innamorata? Ero innamorata di Max di Roswell. Io guardavo già, ero già una telefilm addicted all'età di 13 anni. E quindi sulla copertina troviamo, adesso era tutta scocciata, quindi fa riflesso. Comunque troviamo una foto di Max che avevo stampato alla biblioteca. Un adesivo con scritto Kiss Me, probabilmente riferito a Max, penso. Poi c'era, sempre qua sotto, Max e Liz, che erano la coppia che mi piaceva, diciamo, in Roswell. Una figurina dei Growlithe, il Pokémon, che avevo anche un po' pitturato. Una figurina delle Witch, mi pare, sì, delle Witch. Lei era Will, che era la mia preferita. E qua un'etichetta con scritto il punto 2005. Allora, poi io lo abbellivo, gli attaccavo di tutto, infatti, cioè, guardate solo nella prima pagina il caos, vi aspettate, che non c'è. Ecco qua. Allora, nella prima pagina troviamo la scritta Liz, questa qua, perché appunto a me piaceva Liz di Roswell, poi una figurina, una carta, una figurina, mi sembra, delle Bratz. Due Barbie, che mi piacevano a quanto pare, e poi c'è un cucchiaino del primo gelato. Avevo scritto cucchiaino preso a finale Ligure, sì, perché io tenevo tutte queste cose, quindi di un gelato. E come si chiama, il biglietto della fiera del libro, per esempio, e poi c'erano altre cose. E qua c'era scritto un po' di tutto. Per esempio avevo scritto, qui sono le 23, là in America sono le ore 16. Poi avevo scritto, 12 miglia sono circa 19 km. Perché avevo scritto queste cose e non si sa. Poi nell'altra pagina, allora sto prendendo pezzi. Allora, nell'altra pagina c'è una di queste, le Bratz Jade, che mi piaceva parecchio. E poi non so perché ci sono, vabbè, delle foto di due cagnolini e questa qua, che non lo so, è una, non lo so perché avevo messo questa qua. Avevo scritto una Bad Girl, vabbè. Poi abbiamo, prima di iniziare, mi sa che oggi non, come dire, non leggerò niente, vi farò solo vedere le prime cose perché mi sa di sì. Allora, abbiamo una foto così sparsa di un cagnolino. E poi abbiamo degli attori e attrici, quindi Martina Stella. Qua ho messo addirittura una schedina del lotto. 38 e 49 su Firenze e ho scritto non ho vinto, ovviamente, della serie Ma è una gioia.
Poi boh, ho attaccato un po' di tutto. Qua c'era un gratta e vinci, tipo giocatrice d'azzardo. Poi stavo guardando. Così è Lana di Smallville. Sì, anche guardavo Smallville. Così è Lana di Smallville, esattamente così, uguale. Vedete che brava artista che ero. E poi avevo scritto: ah, ma la verità, ma perdona gli errori. Va bene, ok. Poi, vabbè, oh mamma mia, è pieno di cose, ragazzi, è pieno di cose. Allora, un sticker di plastica di Garfield, un altro sticker di Garfield così, e poi anche qua ci sono delle immagini ritagliate dai giornali, quindi c'è Lilo e Stitch, Mulan, qualcos'altro che non ho capito cos'è. Poi, andando avanti, ho scritto: mi piace questo vestito. Mi piacerà anche da grande. PS, lei assomiglia a una mia amica, Lara. E una... la mia amica Lara. E il vestito è questo qua. In effetti no, non mi piace più da grande. Cara ragazzina dei 13 anni, soprattutto, vabbè, la maglia la salverei, ma il pantalone direi di no. Poi ho scritto, un amico così, Laura Pausini, una bellissima canzone. Poi... Allora, canzoni dei Bluebell numero... Ah sì, perché poi avevo un MP3 dove mi scrivevo le canzoni dei... i numeri che mi piacevano delle canzoni. Poi, vabbè, avevo scritto delle cavolate, tra virgolette, perché tipo... Voci di Lana in Smallville e di Selvaggia Quattrini, quella di Chloe e di... Oh mamma... Liz, Ilaria Latini. Va bene, ok. Poi avevo messo, oh mamma mia, qua c'è di tutto di più, una foto di Lana Lang, perché mi piaceva appunto, dopo rimetterò tutto dentro, una cosa dei Trudy, dei peluscetti, e vabbè, un cagnolino di nuovo. Questo cagnolino è della prima elementare da parte di Laura. Ah, avevo trovato a quanto pare un vecchio, 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 vecchio diario e avevo ritagliato questa cosa e l'avevo scritto qua. Poi, vediamo un attimo cosa scrivevo. Mi rendo conto che forse non so quali sono le cose importanti nella vita perché le paragono solo e sempre ai film. Non so come, ma è così. Mi piace vivere nel loro mondo. TVB, Sara. Allora, un'altra cosa che appunto è tornata alla mente, diciamo, di questo periodo, leggendo questi diari, è proprio che io, siccome stavo sempre molto male, mi ricordo che facevo quasi una sorta di recita, come possiamo dire. Sì, chi vedrà magari questo video che mi conosce dirà: ma era pazza, e invece mi aiutava magari dicendo, che ne so, mi immedesimavo di essere magari un personaggio di un telefilm, dicevo: dai, oggi vado a scuola come fa Lana Lang di Smallville, per esempio, oppure come fa Liz di Roswell, e quindi andrà tutto bene, insomma, una roba del genere. Ed è una cosa che sinceramente non mi ricordavo che facevo, ma leggendo queste cose mi è venuto in mente. Andiamo ancora un po' avanti. Vabbè, qua avevo della serie, adesso sponsorizzerò tutte queste marche. Avevo attaccato delle marche a caso. Poi avevo scritto: Max, ti amo tanto, sempre Max di Roswell. Poi, vabbè, avevo sempre messo delle varie foto. Adesso, vabbè, lasciamo perdere perché erano solo così, foto a caso, proprio una luna. Vabbè. Poi mi ha scritto: lo sapevi che Jason Baer, che sarebbe l'attore che fa Max di Roswell, è un ottimo insegnante di sci ed ama il basket. Britney Spears a volte prende droghe per tenere dei concerti e ha paura dei ragni. Anastasia ha paura e gli fanno impressione le cose soprannaturali come i fantasmi. Madonna ha paura di morire. Bene, io ero così, no? E poi finalmente, ragazzi, inizia il vero e proprio diario, che direi di fare, visto che sono passati 9 minuti, in un altro video. Quindi fatemi sapere nei commenti se vi può piacere questo tipo di video e io continuerò, inizierò finalmente a leggere il vero diario, perché adesso è stata un'anteprima ed è stata come dire, una presentazione del mio diario. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio, che penso proprio che farò. Spero che vi piacciono. Un bacione.